Emiliano Ticino, oggi lunedì al centro l'elemento acqua, come sappiamo in generale, il mare in particolare. E oggi è il giorno di Pelagus, il progetto televisivo promosso da noi, dal CRISAP, il Centro Regione Campania sulla sicurezza sanitaria del pescato, i nostri partner scientifici, Dipartimento di Medicina Veterinaria della Federico II di Napoli, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e l'Ordine dei Medici Veterinari di Salerno. Oggi i pesci e le specie ittiche acquistare, da consumare in alternativa a quelli di cui la pesca è ormai diventata eccessiva, per esempio le orate, non so, le spigole, altre specie, le cui scorte si sono impoverite. Sull'esaurimento delle scorte di pesce da mare aperto, cioè da cattura, ci sono ogni anno notizie allarmanti. Sentiamo. E quella dell'esaurimento delle scorte di pesce sembra davvero una notizia drammatica. L'ha comunicata la FAO, la Food and Agriculture Organization, in un rapporto che fotografa lo stato dei mari e degli allevamenti in acquacoltura, al quale si aggiunge analogo rapporto del WWF. Un terzo del pesce è pescato a livelli insostenibili, pari a 3 volte le percentuali di 40 anni fa. Nel 2016 sono state pescate 171 milioni di tonnellate di pesce, 50 e 50% tra acquacoltura e mare aperto. Tra le specie più pescate, al primo posto il merluzzo d'Alaska, poi l'acciuga del Pacifico, il tonnetto striato. Cina, Indonesia e Stati Uniti sono i paesi che guidano la classifica delle nazioni che pescano di più nel mondo. La Cina si trova in cima anche alla lista dei paesi più impegnati nell'attività di acquacoltura, seguita da India e Bangladesh, dedita alla produzione soprattutto di pesce con pinne, piante acquatiche e molluschi. Ne mangiamo sempre di più di pesce. Rispetto al 1961, i consumi pro capite sono saliti dai 9 kg agli oltre 20 kg all'anno, stimati per il 2017. Il pesce rappresenta circa il 20% dell'assunzione di proteine animali. Sembrano tanti, ma i numeri poi si traducono in appena 34 kcal a testa al giorno, pochi dal punto di vista energetico, anche se del pesce ovviamente nutrizionisti ed esperti sottolineano l'elevato potere nutriente per la presenza di grassi buoni e proteine facilmente digeribili. Le stime della FAO per gli anni a venire parlano di un aumento nei consumi ancora di 20% in più. Come si può fare una scelta sostenibile aiutando gli oceani e gli stock ittici a recuperare? In questi casi, nella scelta di ognuno di noi, meglio variare le specie acquistate, non scegliere esemplari troppo piccoli, prediligere i prodotti locali. Ecco, quindi di fronte alla crescita dei consumi nostri di specie ittiche, di pesce e anche di altre specie, e di fronte quindi all'impoverimento dei pesci da cattura, cioè dei pesci di acqua mare, quindi di acqua di mare, quindi in effetti l'unica soluzione, quella che ci viene in aiuto, è quella di scegliere pesci alternativi, pesci che sono poco noti magari, ma che noi quindi dovremmo conoscere per sceglierli. Quindi oggi al centro della nostra attenzione il pesce serra. Allora, dottoressa Blandizzi, che è collegata con noi da Roma, facciamo conoscenza con l'anatomia del pesce serra, il Pomatomus saltatrix, un pesce azzurro poco noto ma ben presente sulle nostre coste. Sì, ancora una volta introduciamo un pesce che è un peccato non poterlo valorizzare perché comunque poche persone lo conoscono, ma in realtà ha tantissime proprietà dal punto di vista nutrizionale, poi il fatto che sia un pesce locale, insomma, lo valora ancora di più. Allora, innanzitutto il pesce serra è un pesce azzurro, quindi appartiene a questa famiglia, è un pesce che dall'aspetto può essere quasi confuso con la spigola, però la differenza è che presenta dei denti acuminati, quindi ha un aspetto molto aggressivo, ma lo è anche effettivamente. Infatti spesso quando i pescatori comunque lo pescano è conosciuto per il fatto di aggredire proprio le reti dei pescatori e di tranciarle. E come l'aspetto, come il colore, ha un colore che va sul grigio-verde e poi presenta sul viso dei riflessi dorati. Riguardo il peso, può variare il suo peso da 1 a 5 kg, ma anche arrivare a 10 kg, e quindi possiamo pensare che la lunghezza può superare addirittura 1 metro. E sì, tutto qua. Sì,
Ecco, abbiamo detto già che è molto presente sulle nostre coste. Qual è il suo habitat? Ce lo descriva anche con i particolari che lei ritiene, come, dove vive, su quali coste in particolare si trova, come si comporta. E lei già lo ha accennato prima, cosa caccia e come fa, insomma, di quali pesci magari è ghiotto. Sì, è un pesce che ho detto, è un pesce molto aggressivo, ma questa aggressività lo rende anche un valido predatore. I pesci di cui è ghiotto sono i cefali, infatti si nutre moltissimo di questa tipologia di pesci. È un pesce non solitario, infatti solitamente disposta in branco, infatti è gregario, e come appunto hai accennato si trova in prossimità delle nostre coste, quindi è molto diffuso nei mari italiani, soprattutto in prossimità di regioni come la Campania, la Puglia, il Lazio e anche la Calabria. Il periodo migliore in cui lo si può trovare è il periodo delle mezze stagioni, quindi autunno-primavera, anche se lui si riproduce durante il periodo estivo. E appunto gli piacciono le zone abbastanza profonde, ma è proprio in questi periodi, che appunto autunno e primavera, che si avvicina verso la costa e quindi è più semplice pescarlo e riscontrarlo. Ecco, è vero il fatto che essendo ghiotto dei cefali, come lei ha detto, si inoltra fino alle foci dei fiumi, dove di solito i cefali abbondano? Sì, può raggiungere comunque zone piuttosto lontane, appunto, solamente, ripeto, proprio nelle mezze stagioni si avvicina alla costa, però solitamente si trova in largo, cioè in alto mare. Ecco, andiamo al punto centrale un po', dove noi possiamo approfondire, possiamo anche dilungarci se ritiene. Andiamo alle proprietà nutrizionali che ho letto sono di tutto rispetto, in particolare la ricchezza di ferro, per esempio, su cui sono certo lei farà anche un approfondimento. Sì, voglio soffermare infatti sulle caratteristiche nutrizionali di questo pesce, perché sono veramente tante e sono da valorizzare. Innanzitutto, appunto, appartenendo alla categoria di pesci azzurri, è ricchissimo di acidi grassi buoni, quindi acidi grassi omega 3, anche se il suo contenuto è sempre limitato, infatti non supera il 4%. E dal punto di vista proteico, invece, è veramente eccellente, abbiamo 20 grammi di proteine per 100 grammi, che abbiamo detto i pesci non superano i 22 grammi, quindi è veramente un ottimo contenuto. Poi è ricco di sali minerali come il potassio, il ferro, il fosforo, il calcio, ma anche vitamine come la vitamina A e la vitamina B12. Riguardo il ferro vi volevo puntualizzare, perché purtroppo è nell'ideologia comune associare il ferro alla carne, la carne terrestre, insomma soprattutto la carne rossa, la carne bianca, invece non è così, perché sì, tutte dobbiamo considerare il fatto che tutte le fonti proteiche animali, quindi sia terrestri che acquatiche, hanno un alto tasso di ferro facilmente assimilabile, che è quello appunto di cui dobbiamo farne più approvvigionamento, e in questo rientra anche il pesce, in particolare è il pesce azzurro ad esserne il più ricco tra le specie ittiche. Il ferro è fondamentale perché sappiamo che si lega ad una proteina che è l'emoglobina, che è quella proteina che viene trasportata dai globuli rossi in tutto il nostro corpo, e la funzione di trasportare l'ossigeno. Quindi il ferro è un costituente fondamentale per ossigenare tutti i tessuti, va anche a caratterizzare la mioglobina, che invece è quella proteina che accumula ossigeno all'interno delle fibre muscolari. E poi consideriamo come la sua importanza, quindi il fabbisogno dovrebbe aggirarsi intorno a massimo 12 mg al giorno, però questo fabbisogno può aumentare fino ai 20 mg in alcune categorie, come nelle fasce in crescita, oppure chi perde molto ferro, come nel caso degli sportivi, o anche nelle donne in gravidanza e in allattamento. Il ferro dobbiamo assumerlo sempre, perché comunque le sue perdite sono ingenti, lo perdiamo senza accorgerci attraverso le urine, le feci, attraverso la sudorazione, ma anche in alcune fasi particolari della donna, come nella fase del periodo mestruale. Quindi dobbiamo sempre introdurlo e diciamo non preoccuparci del suo accumulo, perché sì, ci possono essere casi di accumulo, però sono piuttosto rari. Quindi la distinzione principale che dobbiamo fare è tra le due categorie di ferro, che è il ferro M, che è appunto quel ferro
subito ed immediatamente assimilabile, presente nella carne, nel pesce, appunto molluschi, frutti di mare, anche insaccati, e poi il ferro non M, che è quel ferro che purtroppo nella sua assimilazione può essere ostacolato o favorita da alcuni fattori, ed è il ferro presente nelle verdure, perché anche le verdure lo contengono, anche nei legumi, in alcuni cereali, e dobbiamo quindi considerare il fatto che questo ferro comunque può, nel caso appunto del ferro non M, può la sua assimilazione essere ostacolata per esempio da alcuni antinutrienti così chiamati, oppure essere favorita da alcuni nutrienti. Quali sono questi nutrienti per esempio che ne favoriscono l'assimilazione? La vitamina C. Infatti addirittura in alcuni studi è stato visto come stranamente vegetariani e vegani non erano carenti di ferro, perché comunque consumavano abbondanti quantità di verdure che non solo erano ricche di questo ferro difficilmente assimilabile, ma presentavano anche dei promotori del suo assorbimento, ovvero la vitamina C, e quindi riuscivano a raggiungere il fabbisogno quotidiano. E quindi possiamo anche dire che noi che consumiamo comunque la carne, per migliorare l'assorbimento possiamo sempre puntare a quell'associazione di proteine più fattori che ne facilitano l'assorbimento, come agrumi e quindi anche una spremuta. Quindi sì, tipo o il succo di limone, oppure sulla carne o sul pesce, oppure anche una spremuta durante il pasto di pompelmo, che è comunque meno ricca di zuccheri. Poi dobbiamo sempre puntare a questo, poi considerando anche che ci sono alcuni ortaggi, alcune verdure di cui ne sono ricche di vitamina C, come per esempio il pomodoro, che se consumato crudo ovviamente presenta il massimo contenuto di vitamina C. E poi ci sono ovviamente diverse proteine che lo trasportano nell'organismo, altre che lo accumulano, e viene accumulato prevalentemente a livello del fegato. Poi diciamo l'ultimo accenno è a quelli che sono i fattori antinutrizionali, che quindi possano ostacolare l'assorbimento di questo micronutriente essenziale, e sono i fitati e le fibre che ne ostacolano l'assorbimento. Ad essere ricchi di fitati sono cereali, integrali e legumi, e un modo per ridurne il contenuto può essere quello di metterli a mollo in acqua tiepida con del limone, oppure i tannini di cui è ricco il caffè o il tè. E per ridurne il contenuto, per esempio nel tè basta ridurre il tempo di infusione, aggiungere del limone, e nel caffè assumerlo lontano dai pasti, perché i tannini che fanno creano proprio, si legano al ferro e creano dei composti insolubili che rendono quindi difficile l'assimilazione. Poi invece abbiamo il calcio. Il calcio infatti è la cosa diciamo più risaputa, che più si ripete, è quella di non abbinare formaggi con legumi, ma anche formaggi con la carne, proprio perché se ne limita l'assorbimento del ferro. Entrambi questi micronutrienti competono per lo stesso sito di assorbimento. Quindi o assumiamo uno o assumiamo l'altro, altrimenti se ne ostacola l'uno e l'altro. Ebbene. Ecco, bene, infine concludiamo con il pesce serra a tavola, come di solito, come di consueto, come cucinarlo, con alcune ricette da consigliare a chi ci segue da casa. Sì, allora, sì, propongo in modo riassuntivo due primi piatti e due secondi piatti. Riguardo i primi piatti, allora, un primo piatto piuttosto semplice, che comunque garantisce un buon assorbimento di ferro, possono essere degli spaghetti con del pomodoro fresco e poi una base ovviamente di soffritto di aglio e cipolla, che si prepara, viene aggiunto questo pomodoro fresco che viene fatto scottare per poco tempo, poi viene pulito il pesce terra, viene tagliato a cubetti, viene saltato insieme a questo sughetto che abbiamo preparato, e poi si lessa la pasta e si salta in questo composto, e così avremo ottenuto un piatto ricco di ferro per la presenza del pesce, ma anche di vitamina C appunto data dal pomodoro. Un'altra alternativa, quindi molto più congeniale, potrebbe essere quella dei broccoletti, che sono anche di stagione. I broccoletti sono ricchi di ferro non M, ma anche di vitamina C. Possiamo preparare questi broccoletti sempre con una base di cipolla, aglio, e una parte si può ridurre in purè appunto per creare una crema con cui poter amalgamare poi la pasta. Facciamo sempre la stessa cosa, quindi quando è a metà cottura aggiungiamo il pesce che abbiamo pulito e tagliato, lo continuiamo a cuocere per farlo insaporire al composto, e poi cuociamo la pasta e la saltiamo in questa crema di verdure e pesce. Alla fine possiamo
e possiamo condire con, vabbè, con le spezie che gradiamo del prezzemolo, il prezzemolo arricchisce il piatto ulteriormente di vitamina C. E poi come secondo piatto posso proporre un secondo piatto semplicissimo, che è quello però ovviamente molto sano, da cui possiamo trarre tutti i nutrienti di cui abbiamo bisogno, che è il pesce serra fatto al forno, come preferiamo, al vapore, con del limone fresco. Il limone, avendo moltissima vitamina C, aiuta ad assimilare al meglio il ferro di questo pesce. E poi, diciamo, un piatto un po' più sfizioso che ho potuto proporre, anche perché è reso più completo, è il pesce con peperoni. Però questi peperoni e il pesce vengono comunque avvolti da una leggera panatura, che quindi rende il piatto un po' più completo, perché comunque vengono aggiunti una quota di carboidrati. Una panatura preparata con dell'aglio schiacciato, le spezie che si gradiscono, del prezzemolo, con cui praticamente si ricoprono i peperoni tagliati a listarelle e anche il pesce che viene, da cui si ricavano dei filetti, e poi viene cotto al forno per una mezz'oretta, 40 minuti circa. I peperoni sono ricchi di vitamina C e quindi in questo modo contribuiscono ad assimilare al meglio proprio il ferro del nostro pesce. Grazie dottoressa Blandizzi, grazie di questa testimonianza molto simpatica su questo pesce poco noto, il pesce azzurro, il pesce serra, però come vedete, come avete sentito, molto nutriente e anche abbastanza diffuso sulle nostre coste, quindi invitiamo anche i pescatori, anche i rivenditori a, come dire, a metterlo in vista e quindi a spingere all'acquisto.